Riproviamo anche questo. Benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo iniziato un argomento nella puntata dedicata al ritiro della Mini. Sapete benissimo che ho questo format One Month One Car, tra l'altro spero vi piaccia. E oggi andiamo ad affrontare quella parte di attività che molto spesso viene tralasciata. Ma prima... Sigla! Anche i cervi hanno detto sì. Stop! Buona l'ultima! È certo, dopo 27 volte girano i video di Aldo Ricci. Allora, cari ragazzuoli, quando si decide di entrare nel mondo lavorativo, che sia il nostro settore, ma può essere un panettiere, può essere tutto ciò che vi rende liberi nel senso lavorativo, vi obbliga ad avere una partita IVA. Inizialmente, quando e se volete iniziare questo lavoro, sicuramente la cosa più facile è andare a utilizzare le ritenute d'acconto che ci vengono incontro, perché l'ho fatto anch'io all'inizio. Vi permette di stare fino a un budget massimo di 5.000 euro all'anno. Dopodiché si può pensare ad un regime dei minimi che, se non ricordo male, copre fino a 65.000 euro, che non è poco. Non è tanto, direte, ma non è nemmeno poco. La cosa che però dovete subito mettere in conto è che quando aprite la partita IVA accadono due cose. La prima è che diventate soci dello Stato. La seconda è che diventate autonomi a tutti gli effetti. C'è poi una terza. Adesso cascherò sulle palle a tutti quelli che effettivamente lo fanno. Ma ci sono tanti svantaggi a non dichiarare tutto ciò che si fa. Adesso io cascherò sulle palle a tutti quelli che lo fanno. Però sì, lo Stato si incula tutto. Giusto, è vero, cioè che è vero, perché più del 50% di quello che facciamo purtroppo lo salutiamo. Però carta canta. Se fate questo lavoro e poi alla fine decidete di comprare casa, andate in banca a chiedere un mutuo e per quello che dichiarate su carta vi ci pulite il culo. E non lo so se è tanto genia questa cosa. Io non ve nascondo che sto vedendo casa e ovviamente sto vedendo anche il mutuo. La prima cosa che ti chiedo quando vai in banca è questa. Se vai a comprare la macchina, la prima cosa che ti chiedono è questa. Quindi, sì, magari dici, sì, ma io non dichiaro tutto, qualcosa, sì. E poi? Oltre a fare il danno che sappiamo tutti. Comunque, aperta e chiusa questa parentesi, adesso voglio anche dirvi come gestire al meglio questa cosa. Perché quando si è autonomi, bisogna far bene i calcoli, perché sennò si rischia di far cazzate e rimetterci. Allora, innanzitutto, occhio quando comprate attrezzatura, comprate soltanto dai siti affidabili. Ne stanno tanti di siti e di store affidabili che poi vi fanno fattura, vi fanno un finanziamento, quindi poi potete fare un ammortamento in 2, 3, 4, 5 anni. Comunque, detto questo, la cosa più importante che dovete imparare a fare è il budget sotto controllo. Non basta dire, ho preso un cliente nuovo, 1000 euro. Ok, ma questi 1000 euro, quante ore di lavoro dovete andare a togliere? L'avete mai fatto questo calcolo? Se lo avete già fatto, sapete già, ma se non l'avete mai fatto dovete tener conto di tutti questi aspetti. Quindi, una volta che avete il budget 1000 euro, voi dovete andare a togliere il monte ore che serve per prendere quel cliente, che serve per gestire quel cliente, che serve a fare la scrittura del video, che serve a
fare le riprese, che serve a fare il montaggio, che serve a fare la color, sulla color posso darmi una mano, che serve a fare il sound design, il mastering, grafiche, export e non ultimo il tempo che perdete per farvi pagare. Quindi da quei 1000 euro che vi ho detto prima, quei ipotetici 1000 euro, voi dovete andare a togliere tutte queste ore di lavoro. Date un budget al vostro tempo, quindi euro per ora, e capirete quante ore avete lavorato, quanti soldi avete speso e quanto effettivamente vi è rimasto. E qui entrano tre fattori. Il primo, probabilmente state chiedendo poco o state chiedendo troppo. Il secondo, siete lenti. Il terzo, siete lenti. Sul primo ci potete lavorare perché potete migliorare, sistemare la vostra richiesta economica man mano che passa il tempo. Ovvio, uno che inizia oggi non potrà chiedere la stessa cifra di uno che inizia tra 5 anni, e questo molti non lo capiscono. Cioè, molti professionisti che stanno in questo settore da tanto tempo si lamentano dei prezzi magari più bassi di uno che sta iniziando ora, ma è normale. Cioè, quello che sta iniziando ora non può chiedere i stessi soldi di uno che fa questo lavoro da 10 anni, a meno che non sei uno Spielberg e lo dimostri sulla carta, allora ok. La seconda cosa è la velocità. Dovete imparare a essere veloci in fase di esecuzione operativa, in fase di ripresa, veloci sul set, dovete essere risolutivi. Location scouting, rapidi, quando arrivate sul set fatevi subito un giro, capite la location, questo è quello che ho fatto l'altro giorno e ve l'ho fatto vedere nelle storie. Poi c'è un'intervista da fare, bene, prima l'intervista, perché almeno quando andate a fare le riprese dei fegatelli, delle b-roll, perché quelle sono le b-roll, le fate già mirate e non andate a cazzo con la telecamera a riprendere a cazzo. Terza cosa, quando poi arrivate qui in fase di post produzione, innanzitutto accendete un timer così vi rendete conto di quanto tempo ci mettete. Veloci a fare il pre-cut e ottimizzate i tempi. Pre-cut più sound, la scelta musicale. Fate due cose insieme. Oppure color, rapidi. Le LUT che ho creato, le LUT che ho creato, non le ho fatte così tanto per. Qui le usiamo e siamo velocissimi adesso a fare la nostra color. Se usate il log e poi applicate il D-Log che ho creato, e le ho create per tutte le camere, qua sotto trovate il link, voi risparmiate tempo. E non è la stessa cosa registrare Rec 709 e andare in timeline. Lì registrate il log, massima gamma dinamica, e poi portate il file a Rec 709 e poi applicate il mood. Quello che dovete fare, e che lo fanno anche qui da noi, lo faccio anch'io, prendo le clip, so che sono state fatte con la C100 Mark II, prendo il D-Log per C100 Mark II, applico sopra, tutte le clip sono già pronte per applicare poi il mio mood. Ovvio, qualche clip magari devo fare una piccola regolazione, ma ho ottimizzato i tempi. Veloce a fare il sound design, fate un mastering audio, tra l'altro il mastering audio lo trovate all'interno del progetto Aldo Ricci Videomaking Advanced, vi lascio sempre il link qua sotto, che è un gruppo Facebook che sta per andare online, ci sono già le preiscrizioni aperte dove insieme a me ci sono altri docenti, faremo tante cose, mi raccomando. E poi, ultimo e non ultimo, export, rapidi e veloci quando vi chiedono un export, modifiche, rapidi a fare le modifiche, non lasciate i progetti pendenti per troppo tempo. Sull'invece discorso farsi pagare, purtroppo ragazzi è un giro, non è colpa né dell'azienda mia, né dell'azienda di Antonio, né dell'azienda di Pasquale, c'è chi ci marcia, ma purtroppo chi sta in questo mondo sa che è un giro e vanno rispettati alcune cose, perché ovviamente non è che possiamo fare da banca noi, non è che un'altra azienda può fare da banca e via via. Quindi insomma è un giro e su questo purtroppo c'è poco da fare. Tenete conto che più o meno dovete avere un cash flow di 2-3 mesi, ecco, per stare in questo settore, perché più o meno è quello, se vi dice bene. Allora, fatemi sapere se video del genere vi possono interessare. Io ovviamente tante cose poi le spiegherò all'interno del gruppo, però qualche tips così ve lo posso lanciare qui su YouTube senza problemi. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e se è una cosa che vi può piacere, far piacere, io ve ne parlo molto volentieri. Ci vediamo al prossimo video.
girano i video di Aldo Ricci.